Buongiorno amici di Quotidiano Net, questa è la nostra web TV. Siamo qui per il quotidiano appuntamento con il calciomercato. Con noi il nostro direttore Xavier Iacobelli. Buongiorno Xavier. Buongiorno Beppe e buongiorno ai nostri amici. Gli argomenti non mancano, ce n'è uno che va strillato subito. Gaetano D'Agostino, 27 anni, centrocampista dell'Udinese, potrebbe essere il prossimo regista del Real Madrid. Sì, questa è davvero una notizia clamorosa, Beppe, che quotidiano.net ha messo online subito questa mattina. E l'offerta per l'Udinese è di 25 milioni di euro. Ricordiamo che la stessa Udinese gli aveva chiesto 21 milioni di euro alla Juventus per cederle D'Agostino, poi la Juve ha ripiegato su Felipe Melo pagandolo 25 milioni di euro. Sono le stranezze del mercato, però il dato di fatto è che il Real Madrid ha aperto una trattativa con l'Udinese per ingaggiare D'Agostino, che come dicevi tu sarebbe il regista mancante a Pellegrini, il tecnico cileno del Real, che proprio oggi ha ripreso la preparazione. Ecco, singolare che D'Agostino si accorga il Real Madrid e magari si accorga meno Lippi. Sì, Lippi lo aveva convocato, come ricorderanno i nostri amici ascoltatori, in occasione dell'amichevole con l'Irlanda del Nord il 6 giugno scorso a Pisa. D'Agostino aveva giocato benissimo, però non era stato portato dallo stesso Lippi alla Confederations Cup, sebbene tutto lasci pensare che in settembre, quando l'Italia tornerà in campo per le qualificazioni ai mondiali del Sudafrica, D'Agostino farà parte della nazionale di Lippi. Peraltro a metà agosto ci sarà l'amichevole degli Azzurri con la Svizzera. Bene, passiamo adesso invece al mercato dell'Inter, che è ancora in sospeso il nome che abbiamo già fatto nei giorni scorsi, quello di Pavel Nedved, e poi c'è anche un nuovo obiettivo che potrebbe essere Hamsik. L'Inter che si è radunata oggi, come sappiamo, poi volerà negli Stati Uniti, a Los Angeles, dove rimarrà sino alla fine del mese. Sono in programma addirittura 5 partite in 10 giorni per i campioni d'Italia. Io credo che questi due obiettivi siano molto più sensati rispetto a quelli di Deco e di Carvalho, con tutto il rispetto per i due calciatori portoghesi del Chelsea. Bisogna vedere per quanto riguarda Hamsik che cosa intende fare il Napoli, che ha ottenuto da Lavezzi la conferma della sua esperienza partenopea, tant'è vero che l'argentino, dopo tutti i problemi che c'erano stati con la società, è rientrato regolarmente alla base. E per quanto riguarda il resto, bisognerà anche vedere quale sia la disponibilità di Nedved. È anche vero, e questo è importante, che Moratti ha confermato la trattativa dicendo le parti si stanno parlando. Ricordiamo che Nedved è svincolato, quindi all'Inter costerebbe soltanto l'ingaggio ma non il cartellino, perché è a parametro zero. Ecco, e adesso dobbiamo chiudere, anche perché la vicenda è andata in porto, quella di Felipe Melo, che è stato trasferito dalla Fiorentina alla Juventus. Sì, adesso è ufficiale e possiamo ribadirlo, come abbiamo annunciato nei giorni scorsi. C'era stata la querela fra Marchionni e la Juventus per una questione di buona uscita richiesta dall'esterno, che ha accettato di buon grado, una volta accolta le sue richieste, il trasferimento alla Fiorentina. Quindi era una questione economica. Sì, come spesso accade in questi frangenti. Quindi Felipe Melo è stato ingaggiato dalla Juventus per 25 milioni di euro, valutazione complessiva, 20 milioni in contanti, 5 milioni il cartellino di Marchionni, che firmerà un contratto quinquennale con la Fiorentina. Bene, grazie Xavier Iacobelli. Grazie a voi. Ai prossimi appuntamenti con il calciomercato.